In realtà non te ne frega niente di chiudere gli ingressi delle caverne. Mi hai portato qui. Mi hai portato qui perché volevi che vedessi tutto questo, vero? Non è vero. Comunque hai preso la chiave. Dobbiamo trovare anche le mappe di quelle miniere e procurarci tutto il tritolo possibile per isolare ogni grotta della valle. Cazzate. Non mi dispiace che tu l'abbia visto. Non ti seguo, Mike. Della guerra con i ripugnanti, quella che Schizzo aspetta con tanta ansia. Credi che gli importi delle vittime nostre o loro che siano? Lascia perdere. Forza, diamoci una mossa. Gli ingressi sono sbarrati. Chiusa a chiave. Forza, saliamo al piano di sopra. Qui c'è puzza di morto. Larve. Sì, sento ancora il tanfo. Brutto affare. Non mi sono mai piaciuti i bambini. Mi davano sui nervi. È sempre stato un punto dolente tra me e Elizabeth. Ok, perfetto, ci siamo. Ora abbiamo le mappe di tutte le miniere e sappiamo dov'è la dinamite. Ok, andiamo. Hai sentito? Sì. Beh, aspettavi qualcuno? No. Vuoi coprirmi le spalle? Ehi, non ho il grilletto facile, ma non ho paura di prenderlo se devo. Resta dietro di me. Ehi, so badare a me stesso. Non dico il contrario, ma ricordi l'ultima volta insieme nell'incubo? Sì, come dicevo, resto dietro di te. Che diavolo! Figlio di un cane! Ok, sono finiti. Andiamo. Ti sono dietro. Giù. Ci penso io. Furiosi. Stanno attirando verso di noi l'intera città. Sono confuso, arrivo. Sta giù. Ehi, stronzo!
casa. Arrivo. Dick, come vai? Le moto sono di qua. Sono confuso. Arrivo. Lavoro sporco al nostro posto. Gesù, che disastro! Ora sai perché nessuno entra più a Sherman Camp. Se Eddie scopre che sei qui a rischiare la pelle, si incazza come una iena! E chi potrebbe mai informarla del nostro viaggio? Io no di certo. Pensavo ai ripugnanti. Perché mi hai fatto vedere quello schifo? Sai, Nick, per certi versi mi hai sempre ricordato me da giovane. In che senso? A te non frega un cazzo di nessuno. Sì, tieni ai tuoi amici, cerchi di salvarli. Ma ti importa qualcosa di me o di chiunque altro al mondo? Non credo. L'altruismo è una condanna a morte. Certo, non lo nego. Ma il punto è che lo stesso vale per l'indifferenza. Pensa alla gente di Sherman's Camp. Hanno smesso di pensare agli altri e si sono concentrati sugli interessi personali.
Non è difficile uccidere qualcuno quando sembra solo un ostacolo fra te e quello che vuoi. Schizzo vuole uccidere i ripugnanti perché non li considera più umani. Per lui non contano. Sono un ostacolo tra lui e quello che vuole. Ma io non ci sto. Non voglio cadere nello stesso errore. Sai, Schizzo non capisce perché io sia un pacifista. È così che mi piace chiamarmi lui. Pensa che li farò ammazzare tutti. Ed è così? Beh, li farai ammazzare tutti. I furiosi non dureranno per sempre. E quando non ci saranno più, ci servirà aiuto per ricominciare da capo. Ehi, senti. Non mi piacciono Carlos e i ripugnanti, non più di quanto mi piacciono Tucker o, non so, Copland e i suoi stramaledetti complottisti. D'accordo, ma vedi, il punto è questo. Non farò nulla per metterli a rischio. Ho già visto troppi morire. E anche se ti attaccasse Carlos? La tregua reggerà. Puoi scommetterci. No, Mike, non ci scommetto, la tregua non può reggere. Sì, per una volta sono d'accordo con Schizzo, i ripugnanti non sono non più. Hai un bel po' di... Non ho altro. Cosa ti ha trattenuto tanto a lungo? Blair, sembri in forma oggi. Ecco qui. D'accordo. Fatti vedere più spesso. Bentornato, Dick. Buzz, come va il campo? Sì, certo. Secondo te come si... Sai dove trovarmi? Thank you.
Non so come sarà, Boozer. Forse dovrei controllare come sta. Spero sia sveglio. Capitano Curi! Chiamate il Capitano Curi alla radio! Maledizione, l'avamposto è sotto attacco! Caporale, dobbiamo muoverci! Dobbiamo muoverci! Caporale, ne arrivano altri! Caporale! La milizia? Ma che diavolo? Come va, fratello? Oh, Dick. Non so come dirlo, ma mi serve una mano. Oh. Tu stai giù. Sì, signore. È ancora presto per le visite, ma a me serve davvero una mano. Ok, ci vediamo dopo. Mi trovi qui? Ehi, dottoressa, no, davvero. Potrò suonare il piano quando sarà tutto finito. Molto divertente, William. Stenditi. Ok. Potrei suonare le tagliatelle. Sul serio, potrei. Verrebbe... Come vedi, se la caverà benissimo. Non ha neanche più la febbre. Ah, bella notizia. Beh, io ho alcuni casini da sistemare. Come ti ho già detto, William ti deve la vita, davvero. Boozer non mi deve niente. Sono io in debito. Ehi. Ne ho salvati altri due. Eddie e Mia sarebbero morti senza quegli antibiotici. Ci tenevo a lo sapessi. Sembra stia migliorando. Copland, sì, ti ricevo. Scommetto che hai un lavoro per me. Mi faccio vivo io, ok? Chiudo. Dick St. John, qui Lost Lake, rispondi. Sì, Mike, sono Dick.
So che hai preso Shane Riley, ma quando sono andato al capanno per interrogarlo non c'era. Sì, a riguardo, Mike, ho provato a catturarlo vivo, sul serio, ma non ha voluto ascoltarmi. Non mi ha lasciato molta scelta, non c'era altro modo, mi spiace. Ricordi cosa ti ho detto? Come funziona da queste parti? Sì, sì, Mike, me lo ricordo. Lost Lake, chiudo. Grazie, Ricky. Brian, sono a uno dei radiofari, quello vicino a Rogue Camp. Brandaggio, St. John, intendo, ricevuto. Che ci faccio qui? Rilevo un elicottero in arrivo alla tua posizione, stai pronto. O'Brien, chiudo. Sono qui apposta. St. John, dovrebbero essere già arrivati da quelle parti, li vedi? Sì, danno discretamente nell'occhio. Cosa devo fare? Avvicinati al capo ricerca e resta nel raggio del segnale. È l'unico modo per registrare i dati. La sì, zona okay, deve essere sicura. Capito. E questa volta ho bisogno che piazzi un rilevatore sul chopper, sul loro elicottero. So cos'è un chopper, O'Brien. E farei meglio ad avere qualcosa per me. Ho gente fidata che ci sta lavorando. Presto ne saprò di più. Ok, siamo pronti a trasferire i dati appena ti avvicini. Passo e chiudo. Che ci fate qui, ragazzi? Al vostro posto io avrei fatto il pieno di vecchia pompa. Guardate, che tempo dice... Ok, devo piazzare il rilevatore sull'elicottero. Forza, gente, voglio andarmene da qui. Io sempre fammi. Non devono vedermi. E hanno piazzato il rilevatore. Dovresti ricevere la telemetria. Quello lì. Come va, 06-0? O meglio, eccola. Luogo di 24 colonie di nidi, incluse quelle a Merritt Forks, al cimitero dei pionieri, alla segheria vicino alle Cascades, al ritrovo per camionisti verso Belknap. Come si chiamava? Ah, il Crazy Willy. Sì, quello. Bello calino. Un ricordo del vecchio mondo di cui faccio volentieri a meno. Crazy Willy, a sud del cratere di Belknap. Ho una domanda, Doc. Già, non è che sia così impegnata. I nidi, perché li costruiscono? Non lo sappiamo. Insomma, perché li costruiscono solo all'interno di edifici, case, capanni e strutture simili? Ci sarebbe una teoria. Cioè, non ne abbiamo mai trovati nei luoghi preferiti dagli animali, sugli alberi, tipo, solo dentro le case. Hai finito? Scusa. I ragazzi al laboratorio hanno una teoria. Quando avranno finito, correranno agli alloggi dei soldati per dirvela. Beh, era solo una domanda. Mi guardo intorno anch'io. E non sono sempre stato un soldato. Posso proseguire? Certo. A sud del cratere di Belknap, non è stato possibile esplorare alcune aree del territorio locale a causa della vicinanza dei nidi agli accampamenti umani, in particolare al campo nei pressi di... Completato il sopralluogo di 24 colonie di nidi, incluse quelle a Marion Forks, al cimitero dei pionieri, alla segheria vicino alle Cascades, al ritrovo per camionisti verso Belknap. Come si chiamava? Ah, il Crazy Willy. Sì, quello, bello calino, un ricordo del vecchio mondo di cui faccio volentieri a meno. Crazy Willy, a sud del cratere di Belknap. Ho una domanda, Doc. Già, non è che sia così impegnata. I nidi, perché li costruiscono?
Non lo sappiamo. Insomma, perché li costruiscono solo all'interno di edifici, case, capanni e strutture simili? Ci sarebbe una teoria. Cioè, non ne abbiamo mai trovati nei luoghi preferiti dagli animali. Sugli alberi, solo dentro le case. Hai finito? Scusa. I ragazzi al laboratorio hanno una teoria. Quando avranno finito, correranno agli alloggi dei soldati per dirvela. Beh, era solo una domanda. Mi guardo intorno anch'io. E non sono sempre stato un soldato. Al cimitero dei pionieri, alla segheria vicino alle Cascades, al ritrovo per camionisti verso Belknap. Come si chiamava? Ah, il Crazy Willy. Sì, quello, bello carino, un ricordo del vecchio mondo di cui faccio volentieri a meno. Crazy Willy, a sud del cratere di Belknap. Ho una domanda, Doc. Già, non è che sia così impegnata. I nidi, perché li costruiscono? Non lo sappiamo. Insomma, perché li costruiscono solo all'interno di edifici, case, capanni e strutture simili? Ci sarebbe una teoria. Non abbiamo mai trovato i luoghi preferiti dagli animali, sugli alberi. Solo dentro le case. Hai finito? Scusa. I ragazzi al laboratorio hanno una teoria. Quando avrà finito, correranno agli alloggi dei soldati per dirvela. Beh, era solo una domanda. Mi guardo intorno anch'io. E non sono sempre stato un soldato. Posso proseguire? Certo. A sud del cratere di Belknap non è stato possibile esplorare alcune aree del territorio locale a causa della vicinanza dei nidi agli accampamenti umani, in particolare al campo nei pressi di... di Salome Hot Springs. Ah, giusto. Salome. Al compleanno di Erode danzò al loro cospetto, al che Erode giurò di darle tutto ciò che avrebbe chiesto. Ella rispose: dammi la testa di Giovanni il Battista, e il re ne fu molto rattristato. Bel nome. In effetti. Di nuovo, vestigia del vecchio mondo di cui non sento la mancanza. Caricamento completato. Ok. La Bibbia. Adesso sta recitando versi della Bibbia. Non era anche deve essere una pancia a volare sopra l'inferno. Ma perché ti lamenti sempre? Per leggere Cristo, Brian. Fatto, ora devo solo andarmene da qui prima che qualcuno per le danni. Non finiremo mai. No, andiamo, non esagerare. Speriamo di avere benzina sufficiente per tornare indietro. Il viaggio è lungo. Quando siamo fuori, la benzina è l'ultimo dei nostri problemi. Concentrati. Per quanto ne abbiamo ancora.